Salerno-Reggio Calabria, credo il record assoluto, universale, galattico, delle autostrade più lunghe da costruire. Non vorrei neanche togliere nulla al nord, perché la Liguria sta concorrendo per essere sul podio delle manutenzioni autostradali più lunghe di tutti i tempi. Anche oggi abbiamo a che fare con un piano e oggi non ridito ho letto le dichiarazioni del capo scrittore del MIT, Placido Migliorino, che a 3 anni dal Ponte Morandi dichiara bellamente che solo il 30% della rete è stata in qualche modo ispezionata. Ora, ammetto che raggiungere un punto all'altro della Liguria con le code che talvolta ci sono necessiti di un po' di tempo, ma 3 anni mi sembrano francamente eccessivi per una campagna di monitoraggio sulle infrastrutture. E soprattutto non credo che la velleità, dopo che ne abbiamo campato per molti anni, possa continuare ad essere il principio guida della politica. Quando si fanno mestieri difficili, fare l'ispettore del MIT è un mestiere difficile, occorre avere anche coraggio e capacità di dare una scala graduata, perché se non si sono fatti i lavori per 10 anni non si possono recuperare in 10 giorni, perché il rischio è come quel medico che andava dicendo che l'operazione è perfettamente riuscita ma il paziente è morto, o chi cerca di curare un paziente che si trascura da molti decenni inondandolo di tutte le medicine non prese nel decennio precedente. Quindi occorre anche in questo senso mettere mano a una serie di manutenzioni. Oggi in Liguria è crollato un altro ponte, per fortuna un piccolo ponte, è un'opera diciamo sussidiaria, una darsena all'interno dell'autorità portuale, quindi nulla per fortuna che ha causato vittime, men che meno neppure feriti, quindi insomma in qualche modo un episodio minore. Però ci dice di quanto è importante avere delle regole di spesa e una capacità di ingaggio per modificare questo paese. La Liguria rischia una seconda estate di paralisi sulle autostrade, ogni tanto a caso in un'autorità portuale, in una statale, in una provinciale, in una cosa, crolla qualche roba. È una cosa che non può evidentemente passare inosservata o sotto silenzio nel momento in cui stiamo varando un piano di oltre 300 miliardi di infrastrutture in questo paese. Scusate, senza togliere nulla alla priorità del sud. Non solo, noi nel decreto Genova, Giovanni, abbiamo addirittura inserito una spesa, c'era Emanuela, l'onorevole Gagliardi, che era con me anche in commissione all'epoca, e che non è partita, era proprio l'agenzia che doveva guardare la sicurezza delle infrastrutture. Purtroppo sono passati quasi 3 anni dal decreto Genova e l'Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie non è partita, quindi questa è un po' la lentezza della burocrazia di questo paese, come anche il regolamento unico del codice degli appalti, altra cosa è passata con lo sblocca cantieri ma è rimasta lì che non parte. Allora, la manutenzione è importantissima, l'ha detto anche Giovanni, quindi è come una struttura per noi ingegneri, io tra l'altro per fortuna sono anche ingegnere, per noi ingegneri la manutenzione di una struttura è fondamentale, perché quanto cade una struttura è come la perdita di qualcosa di caro per noi ingegneri. Quindi io Morandi purtroppo era già morto quando è crollato il ponte, ma se era vivo Morandi sicuramente il crollo del ponte Morandi sarebbe stato per lui come la perdita di qualcosa a lui molto molto caro. E quindi ben vengano, dobbiamo soprattutto investire prima nelle manutenzioni, prima di fare altre opere. Bene, direi che abbiamo detto tutti, speriamo che tutto questo abbia un seguito, speriamo di avere una. Volevo fare una domanda. Sì. Salve, sono Iaro Mosca del Quotidiano del Sud. Volevo chiedere, buongiorno, buonasera. In questi giorni si è andato a parlare del ponte sullo stretto di Messina e è ipotizzabile l'utilizzazione del modello Genova per realizzarlo qualora si decidesse di avviare i cantieri? Ma sul modello Genova Gianluca l'ha scritto, io penso di sì, francamente io credo che si potrebbe utilizzare il modello Genova in tutte le cose. Non ho francamente capito se il ponte sullo stretto è una delle priorità della politica in questo momento, non lo è,
c'è chi ne fa una bandiera da un lato, c'è chi ne fa la bandiera della nuova TAV dall'altro. Io francamente lo dico governando un territorio piccolo ma molto significativo dal punto di vista delle infrastrutture, continuo a dire che questa battaglia ideologica sulle infrastrutture non aiuta questo paese. Le infrastrutture ne abbiamo bisogno se vogliamo di consumare meno benzina stando meno in coda, se vogliamo che funzionino le autostrade del mare, se vogliamo che i nostri treni possono percorrere l'intera penisola dorsale tirrenica e adriatica, c'è bisogno di fare delle infrastrutture. Queste infrastrutture ci faranno risparmiare molto in futuro. In un paese dove il costo della logistica è mediamente il 30% più alto della media della logistica europea, cosa vuol dire un'infrastruttura? Dovrebbe essere ben presente a tutti. Il ponte sullo stretto è qualche cosa che in un paese normale si sarebbe realizzato una cinquantina di anni fa, quando è stato industrializzato e infrastrutturato questo paese dopo la seconda guerra mondiale. Il fatto che ancora oggi qualcuno nicchi e qualcuno storca il naso se ne faccia oggetto di dibattito politico è piuttosto orripilante, al di là di quale legge utilizzeremo per farlo. Non solo, ma il ponte sul Bosforo, l'ho detto in commissione, che è 2,5 km in Turchia, è stato fatto in meno di 2 anni, quindi se c'è la volontà si può fare. Sono 3 ponti sul Bosforo. Adesso basta uno. C'è qualcun altro lì dal box della sala stampa, delle voci dall'aldilà? Grazie a tutti, buon pomeriggio!